Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo. Era avvolto in una nube e l'arcobaleno cingeva il suo capo. La sua faccia brillava come il sole, le sue gambe sembravano due colonne di fuoco. Aveva in mano un libriccino aperto. Posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, emise un grido fortissimo, simile al ruggito del leone. Al suo grido risposero con le loro voci i sette tuoni. Quando questi ebbero parlato, mi accingevo a scrivere. Ma si fece udire dal cielo una voce che mi disse: suggella quanto hanno detto i sette tuoni e non metterlo in iscritto. Quindi l'angelo che prima avevo visto posarsi sul mare e sulla terra levò la mano destra verso il cielo e giurò nel nome di colui che vive nei secoli dei secoli, colui che ha creato il cielo e ciò che esso contiene, la terra e quanto essa contiene, il mare e ciò che esso contiene. Non vi sarà più alcun indugio, ma quando il settimo angelo farà udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, secondo quanto ha annunciato ai profeti, suoi servi. Poi la stessa voce che avevo udita dal cielo di nuovo mi parlò e disse: va, prendi il libricino aperto dalla mano dell'angelo che sta posato sul mare e sulla terra. Io allora m'appressai all'angelo, pregandolo di darmi il libricino. Egli mi disse: prendilo e inghiottilo. Esso sarà amaro al tuo stomaco, nella bocca sarà dolce come il miele. Presi il libricino dalla mano dell'angelo e lo inghiottii. Nella bocca era dolce come il miele, ma dopo che l'ebbi inghiottito, le mie viscere si riempirono d'amarezza. Quindi mi fu detto: è necessario che tu faccia ancora profezie su popoli, nazioni e re senza numero.